Benvenuti amici di AndroidWorld.it, oggi siamo ancora in compagnia del nostro Galaxy S2, che in effetti ha forse conosciuto giorni un po' migliori, ma oggi non sono qui per spiegarvi come cambiare un display danneggiato, bensì sono qui per farvi vedere Cyanogen Mod 12 su Galaxy S2. Allora, perché Cyanogen Mod 12 e perché Galaxy S2? Anzitutto chiariamo che si tratta di una versione non ufficiale della Cyanogen Mod. Come vedete, per esempio, la boot animation è rimasta quella della precedente versione. Non ufficiale non vuol dire che sia stata sviluppata da qualcun altro, vuole dire semplicemente che si tratta di un firmware ancora così provvisorio da non essere stato rilasciato ufficialmente. Siccome Cyanogen Mod è un progetto open source, chiunque può andare a compilare i sorgenti e creare appunto il suo firmware basato sul lavoro dove è arrivato fino a questo momento. Per adesso non ci sono ancora delle nightly ufficiali e quindi questa è una versione non ufficiale, ma in ogni caso è Cyanogen Mod. Cyanogen Mod 12 così come è adesso, quindi una versione ancora incompleta, appunto dicevo della boot animation che è provvisoria, poi vedremo che ci sono magari anche altri piccoli aspetti un attimino da limare. Come mai poi allora Galaxy S2? Beh, per mostrarvi anche come un dispositivo vecchio di 3 anni e mezzo sia in grado comunque di far girare l'ultima versione di Android. Se ve l'avessi fatta vedere su un Nexus, nessuno di certo si sarebbe stupito. Riguardo poi Cyanogen Mod 12, trovate eventuali link per il download di altre versioni, non solo per Galaxy S2, sotto questo video, quindi adesso non mi dilungo. Ricordatevi comunque che ancora non sono le nightly ufficiali e che quindi bug, instabilità e altri problemi dovete comunque metterli in conto e non potete, diciamo, farne una colpa a Cyanogen Mod stessa. Ho cercato di mantenere il sistema il più pulito possibile al netto di qualche applicazione per i benchmark e di Dropbox, giusto per farvi vedere che ci sono tutte le app essenziali di Cyanogen Mod che avevamo già intravisto qualche settimana fa in una piccolissima anteprima fotografica. Questo è Android 5.02, giusto per farvi vedere appunto che si tratta di un lavoro ancora provvisorio, vi mostro che l'easter egg è esattamente quello classico, difficilissimo ovviamente, almeno per me, di Android Lollipop Stock, easter egg che non è stato personalizzato da Cyanogen Mod in nessun modo. In ogni caso, comunque, siamo su Android 5.02, in questo caso con kernel 3.0. Se non c'è il mondo 12 unofficial, come vi ho appunto spiegato fino ad ora. Già che siamo nelle impostazioni, rapidissima carrellata, non mi soffermo sulla parte iniziale che è abbastanza stock, vi faccio vedere rapidamente le personalizzazioni della status bar, possiamo aggiustare la luminosità scorrendo la barra in alto e abbiamo anche una funzione molto utile di quick pull down che vi faccio vedere subito. Vedete, se io faccio uno swipe down dal lato sinistro, porto giù le notifiche. Tanto per capirsi, facciamo uno screenshot. Ecco qua, notifica con lo screenshot. Se invece vado giù dal lato destro, tiro giù i quick setting. Quindi in questa maniera, se voi volete accedere alle notifiche, vi sarà sufficiente uno swipe dalla sinistra. Se volete accedere ai quick setting o quick toggle, ormai come li volete chiamare, vi basta uno swipe sulla destra. Notiamo anche una cosa qua che è presente in più l'opzione anche per cancellare l'immagine, oltre che per condividerla, cosa che non è presente su Android Stock. Abbiamo poi il contatore per le notifiche e la possibilità di far vedere il meteo qua in alto nella barra di notifica. Se ci pigiamo sopra, andiamo ad avere questo widget in sovrimpressione con le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, ordinate con minime e massime. Sole, ma freddo. Andiamo avanti. Abbiamo poi la personalizzazione, vedete, della barra della batteria che può essere circolare ormai come da tradizione, può essere piatta oppure può essere in verticale, sempre piatta, nascosta o testuale. Insomma, fate un po' voi e dopodiché potete decidere anche se visualizzare o meno la percentuale di carica. Questa al momento è tutta la personalizzazione del sistema che c'è. Sui dispositivi dotati di tasti fisici come questo Galaxy S2 abbiamo anche la possibilità di personalizzare il comportamento dei tasti fisici. Possiamo assegnare per esempio il wake alla pressione del tasto home, ma possiamo assegnarlo anche al tasto back e al tasto menu. Tasto menu che poi possiamo andare a riprogrammare in modo che per esempio funzioni come pulsante per le app recenti. App recenti vedete in pieno stile Lollipop ovviamente con le X per chiuderle e swipe laterali per scartarle, ma in più c'è questo utile bottoncino qua in alto che le elimina tutte,
cosa che non era presente appunto in Android Stock. Andiamo rapidamente avanti, nel display vi faccio vedere solo che c'è l'opzione anche per girare il monitor a 180 gradi, insomma l'immagine mostrata a seconda di come piaccia di più a voi, e in fondo abbiamo anche qualche opzione avanzata, per esempio il double tap to sleep, scusate, con un doppio tap qua sulla barra in alto, vedete, ho mandato a dormire il telefono. Già che ci siamo, rapida panoramica sul lock screen affine a quello di Lollipop, scorciatoie per il telefono, scorciatoie per la fotocamera e notifiche nel lock screen con le quali potrete andare ad interagire. Wacom Plug che accende il telefono una volta che lo colleghiamo all'alimentazione, e un'altra funzione di luminosità adattativa affine in qualche modo a quella già presente in Lollipop. Scegliete voi, diciamo, quella che preferite. Audio e notifiche sono quelle di Lollipop, con la possibilità di vedere le notifiche sul blocco schermo. Vedete che c'è tutto, notifiche con priorità. Eccole qui. Possiamo gestire poi le app con accesso alle notifiche, possiamo decidere cosa visualizzare nella schermata di blocco e via dicendo. Gestione della memoria rimasta uguale, gestione della batteria che ha le opzioni adesso per il risparmio energetico introdotte in Lollipop. Abbastanza curiosa questa voce varie, che come vedete occupa sempre la maggior parte, nonostante lo schermo sia stato acceso 41 minuti, varie occupa il 16%, e ci spiega in realtà da che cosa è causato il dispendio energetico del nostro dispositivo. Vedete, capacità totale, consumo energetico totale previsto e consumo energetico effettivo. E qui sotto ci viene spiegato che il consumo totale è determinato in gran parte dall'utilizzo della batteria in misura minore da fattori di diverso tipo. Sono questi altri fattori a determinare la differenza tra consumo energetico totale previsto e il consumo effettivo della batteria. È una voce in più che effettivamente non compare su Android Stock, personalmente non è che la trovi poi così utile, ma è curioso comunque che sia stata aggiunta questa voce varie nella gestione della batteria. Abbiamo poi il multiutente, perché giustamente Lollipop ha introdotto il multiutente su smartphone e funziona esattamente come su Android 5.0 Stock, quindi non sto a farvi rivedere la gestione multiutente, che funziona anche qua dalla barra di notifica, dove potete cambiare facilmente e aggiungerne uno nuovo. Abbiamo poi i profili di CyanogenMod, profili anche questi adesso in Material Design, se così volete, quantomeno nella parte di creazione del profilo stesso, non molte animazioni se devo essere sincero, geolocalizzazione nulla di nuovo, sicurezza abbiamo Smart Lock che in questo caso è disabilitato perché non ho impostato una sequenza per lo sblocco dello schermo, se imposto la sequenza vedete che poi posso andare ad abilitare lo Smart Lock, eccolo qua, associandolo appunto con dispositivi attendibili o luoghi attendibili. Agente di attività Smart Lock viene automaticamente attivato. Abbiamo poi la funzione della puntina su schermo, come la chiama LG, o blocco su schermo, è quella cosa che ci permette di bloccare l'ultima applicazione premendo su questa puntina in modo da non uscire da quell'applicazione, una cosa utile se volete prestare lo smartphone a qualcuno. Abbiamo poi Privacy Guard di CyanogenMod, che appunto è stato introdotto ormai veramente da tante versioni del firmware, vedete ancora questa parte non è stata tradotta in italiano, lieve cambiamento estetico, ma sostanzialmente Privacy Guard rimane lui. Abbiamo poi le blacklist per le chiamate in arrivo. Abbiamo poi anche filtri sulle notifiche che possiamo andare ad impostare a piacimento, e bene o male tutte le opzioni a cui eravamo abituati già in precedenza su CyanogenMod. Alla voce account abbiamo poi la gestione dei nostri account e nulla di nuovo fino qua in fondo, dove appunto abbiamo, come vi ho già fatto vedere prima, la versione 5.0.2 di Android, ovviamente preceduta dalle opzioni per super user, che in questo caso non abbiamo abilitato su nessuna applicazione. La home non è quella del launcher vero e proprio del Google Now Launcher, come vedete è lievemente diverso, certo è fortemente, diciamo, affine, però è un po' un rifacimento in chiave CyanogenMod. Vedete qua che abbiamo vari sfondi, alcuni diciamo artistici, altri più diciamo strettamente legati a CyanogenMod. Se andate nelle impostazioni, in questo caso andrete nelle impostazioni generali del sistema, non nelle impostazioni di Google Search barra Google Now, come succede su Google Now Launcher. L'introduzione dei widget avviene esattamente nello stesso modo, non c'è verso di scorrere rapidamente questa cosa, prima o poi me la metteranno, io la sto chiedendo da mesi, ma non c'è verso, dicevo, di scorrere rapidamente, per esempio dalla prima all'ultima pagina, scorrendo qua in basso, i widget si aggiungono
Esattamente come vi aspettereste, in questa maniera, e se avete bisogno di creare una nuova pagina, viene creata automaticamente in questa maniera. Se poi andate ad eliminare, lasciamo perdere al momento gli effetti, usciamo, dicevo, se poi andate ad eliminare il widget, la terza pagina scompare da solo. Quindi Launcher non è il Google Now Launcher, ma è comunque veramente molto, molto affine a quello di Google. Qui in basso invece abbiamo anche le opzioni di configurazione, vedete, delle varie, per esempio, animazioni o effetti di scroll o anche delle icone presenti nella home. Qua abbiamo tutte le anteprime, vedete, fatte veramente molto molto bene. Quindi un launcher che si candida a non essere semplicemente un rimpiazzo di quello di Google, ma una vera e propria alternativa. Applicazioni, allora rapidamente la parte telefonica rimane esattamente quella che vi aspettereste. Abbiamo chiamato di recente Scarlett e Charlize. Ora non scendiamo troppo in dettaglio, però vi faccio vedere un attimo le animazioni, che non sono troppo fluide. Qui ovviamente non è colpa di CyanogenMod, ma è Galaxy S2 che mostra un po' i segni del tempo. Qua poi abbiamo appunto tutta la gestione dei vari contatti, che viene replicata pari pari nell'app Contatti, anche se in realtà c'è lievemente qualche opzioncina in più, ad esempio questa per la gestione della memoria. Ma comunque, bene o male, i contatti sono quelli a cui eravate già abituati su Lollipop, con stessi effetti di trasparenze e cambio di colore, vedete, e stesso effetto di animazione con lo swipe down. Ho fatto di tutto per tenere il più possibile questa schermata, accontentatevi, ormai devo andare avanti. Creazione di un nuovo contatto, anche qui esattamente affine alla versione, diciamo, stock di Google, mentre invece questa qui è l'applicazione di messaggistica da non confondere con Google Messenger. Google Messenger che ho installato io a parte, che vedete ha questa icona che ormai dovrebbe esservi abbastanza familiare, e che è simile ma non proprio uguale. Colori, vedete, lievemente diversi. Ritorniamo un attimo su messaggi. Opzioni, vedete, lievemente diverse. Meno animazioni in questo caso, creazione del nuovo messaggio è in questa maniera, torniamo di nuovo invece su Messenger. Mi fa scegliere a chi mandarlo, mandiamo la nostra buona amica Charlize, vedete più animazioni nella versione di Google, grafica lievemente insomma diversa, sono due applicazioni diciamo diverse, quindi non confondete Messenger di Google, che vado direttamente anche a disinstallare, con Messaggi, che è una nuova app di CyanogenMod. Faccio vedere a questo punto anche le impostazioni, che sono piuttosto essenziali. Ci sono tutte quelle che vi aspettereste per il recupero di SMS ed MMS, con in più le conferme di recapito e le opzioni anche per il quick reply tramite finestrina in sovraimpressione. E in fondo abbiamo anche le blacklist per bloccare chi non ci interessa. Sempre continuando sulle app originali di CyanogenMod, se la velocità di sistema mi aiuta. Abbiamo Audio FX, che forse avrete già apprezzato su OnePlus One, è questo bellissimo gestore del comparto sonoro che poi potete applicare, vedete, a cuffie, altoparlanti e altri dispositivi, e che viene equalizzata in questa maniera, modificandola al volo a seconda di come decidete voi, oppure con i preset che ci sono qua in basso. In più potete aggiungere anche delle opzioni qua sotto, a seconda della stanza in cui state ascoltando musica, quindi insomma applicazione tutto sommato efficace. Ben più grande novità è il browser di CyanogenMod, browser che come vedete ci presenta un'interfaccia a schede in questa maniera per la gestione dei vari tab, con questo ne creiamo uno nuovo. Qua ovviamente siamo sul sito, sulla home di Google, vedete come scompaia completamente la barra di navigazione, mentre invece facendo un piccolo swipe verso il basso ricompare subito. Ne approfitto per farvi vedere qua le opzioni: abbiamo richiedi sito desktop, condivisione, trova nella pagina, segnalibri, eccetera, e poi le varie impostazioni che bene o male conoscerete già perché sono più o meno quelle già viste in precedenza. Faccio vedere una rapida carrellata un po' di tutte, ma non ho trovato grosse cose di novità rispetto al passato. E poi in fondo abbiamo anche gestione larghezza di banda per gestire appunto il caricamento eventuale delle immagini o il precaricamento delle pagine web. Già che ci siamo, faccio una veloce prova su The Verge. Prova che è limitata molto ovviamente dall'hardware, in questo caso di Galaxy S2, ma insomma già
Non mi voglio concentrare solo ed esclusivamente su CyanogenMod in sé, ma anche farvi vedere che comunque, per il momento, nonostante i suoi 2 anni e mezzo, Galaxy S2 si difende più che dignitosamente. Questa è la versione mobile di The Verge, che al netto delle immagini, come vedete, è stata caricata anche piuttosto rapidamente. Chiediamogli uno sforzo ulteriore col caricamento della versione desktop, cosa che vedo non gli è piaciuta molto perché si è ostinato alla versione mobile. Proviamo a ridargli un aggiorna per vedere se cambia qualcosa. Direi che no, non gli piace molto il passaggio da desktop a mobile. In ogni caso, sì, sono sicuro di averlo richiesto. Scrolling, come vedete, mediamente fluido, pinch to zoom abbastanza. E in linea di massima navigazione negli articoli e riproduzione comunque accurata. Quindi browser tutto sommato promosso al netto anche del dispositivo sul quale lo stiamo ovviamente provando. Il calendario non è il Google Calendar nuovo, è la versione diciamo OSP. Abbiamo comunque l'aggiunta di nuovi eventi, ben poche animazioni. Google Calendar sul Play Store è decisamente più bello. Salto rapidamente all'app email per farvi vedere che quest'ultima non rimanda a Gmail, ma è un'app proprio a sé stante dove potete configurare i vostri account di posta e questo nonostante che Gmail sia la nuova versione, quella che ci permette di gestire, vedete, anche account di terze parti, non solo quelli relativi a Gmail stessa. File manager di CyanogenMod che si è rinnovato per l'occasione e che ci dà il benvenuto. Qua con il navigation drawer di sinistra possiamo spostarci nelle varie posizioni predefinite. Queste sono le cartelle, la grafica non è cambiata molto rispetto al passato, se devo essere sincero, più o meno è esattamente lo stesso browser con il look un po' rifatto e con esattamente le stesse opzioni che avevamo anche in precedenza. Quindi se eravate abituati al file manager di CyanogenMod vi troverete rapidamente a casa anche con questa versione. Fotocamera che non è altro praticamente che la Google Camera in una edizione un po' rivoluta e corretta. In questo caso vedete che abbiamo veramente poche opzioni. Suppongo che su dispositivi non con hardware così limitato ce ne siano decisamente di più. Qui andate a regolare la risoluzione. E dall'interfaccia, scusate, ho premuto troppe volte, dall'interfaccia dicevo di scatto, potete poi decidere le varie opzioni per la foto, in questo caso griglia e flash. Non è presente l'HDR, ma ripeto, suppongo che ci sarà a seconda del dispositivo. Galleria lievemente rinnovata anche lei. Tocco di material design, se vogliamo, anche nella galleria, vedete, per abilitare le opzioni di modifica, non sono molte le animazioni, ma in compenso possiamo andare a modificare la nostra immagine come più ci piace, condividerla ovviamente con tutte le opzioni di condivisione che volete e poi muoversi un po' tra dettagli ed altre opzioni. E qua in alto muoversi anche tra album, luoghi, data, persone e tag in modo ad ordinare le foto così come preferiamo. Le impostazioni le abbiamo già viste, i messaggi anche, l'orologio vi faccio veramente un excursus rapidissimo perché è quello stock di Lollipop, mentre invece abbiamo la nuova applicazione musicale che si è lievemente rifatta il look, niente di trascendente. Se andiamo ad avviare la riproduzione di un brano, faccio vedere la schermata di riproduzione che è probabilmente la maggiore novità. Abbiamo questa bella effettivamente schermata qua in basso con la barra di progresso che è questo cerchio che pian piano si colora, le opzioni per passare da un brano all'altro, per vedere tutto l'elenco della nostra playlist che in questo caso è costituita da 2 soli brani e qua in alto abbiamo anche un accenno diciamo di equalizzatore che ci mostra appunto le onde sonore del brano attualmente in riproduzione. Widget, anche questo ugualmente curato, vedete con icone intonate a quelle del player musicale stesso, se riesco a scartarlo. Ok, abbiamo visto praticamente tutto, ci rimane solo il registratore di suoni nuovo, anche questo con grafica Material Design. Possiamo scegliere la posizione di memorizzazione, in questo caso perché abbiamo anche una scheda SD, possiamo scegliere le opzioni di salvataggio del file tra AMR, 3GPP e WAV. Avviamo la registrazione in questo modo, vedete qua ci indica la durezza, diciamo, del suono, la mettiamo in pausa,
la riprendiamo e la interrompiamo del tutto. A questo punto possiamo ignorare oppure andare a salvare la nostra registrazione audio. E questo conclude, diciamo, rapidamente la panoramica sulle app di CyanogenMod, che sono quelle che abbiamo visto fino ad ora. Non è escluso che poi al momento del rilascio delle prime Nightly ne possano arrivare altre, ma comunque ci sembra tutto sommato già un buon lavoro da parte del team, soprattutto un lavoro coerente con Android 5.0 Lollipop e con la grafica Material Design introdotta da Google. Allora, in definitiva, CyanogenMod 12 che, come ho già detto, si difende molto bene, pur essendo ancora una versione, diciamo, una preview, una versione alfa non ufficiale, chiamatela come volete, non è ancora pronta per le Nightly, ma già sta preparando tante novità. E Galaxy S2 che dal canto suo, dopo 3 anni e mezzo, in fondo, tanto male non si comporta. Certo, magari non sarà il più moderno degli smartphone e forse il suo acquisto non sarà nemmeno più raccomandabile perché ormai la fascia bassa Android l'ha già superato. Però è comunque notevole vedere come Lollipop, perché in fin dei conti questo è Lollipop quasi puro, riesca a girare tutto sommato abbastanza bene anche su un dispositivo così vecchio. E per oggi è tutto, un saluto da Nicola Ligas per AndroidWorld.it.